Durante la stagione estiva e fino alle soglie dell'inizio dell'autunno, nei boschi caldi di latifoglie, come ad esempio quelli di castagno e di quercia, come il cerro, quando si verificano fenomeni temporaleschi, magari di breve durata, i punti piani del sottobosco, dove si mantiene una vegetazione formata per esempio da felci, riescono a trattenere maggiormente l'umidità necessaria che serve ai funghi per svilupparsi e fruttificare. Di fatto una copertura boschiva fatta da felci aiuta il sottobosco anche nelle giornate più calde a limitare l'evotraspirazione dell'acqua. Quindi cosa succede? Il nostro bosco si asciuga nelle zone piane con la presenza di felci in maniera più lenta. Di conseguenza si ricreano le condizioni ideali per la fruttificazione di alcune specie, magari amanti delle temperature calde, ma che hanno la necessità di comunque uno strato umifero presente sul terreno abbastanza ancora bagnato, come il porcino nero bronzino Boletus aereus, amante delle temperature calde, ma che per fruttificare nel sottobosco ha la necessità che vi sia un minimo di umidità presente al suolo. In fatto di queste condizioni è tra i porcini quello che predilige le temperature medie più calde, i boschi più caldi, ma ama anche discrete condizioni di umidità. E qui per esempio vediamo che lo strato di felci di questo splendido sottobosco ha permesso la fruttificazione di numerosi esemplari di Boletus aereus. E ancora ci spostiamo all'interno della macchia di felci . Ecco alcuni altri esemplari già maturi e un po' più giovani che qui sono riusciti a svilupparsi proprio grazie alla copertura e al riparo offerto dalle felci durante un periodo anche piuttosto caldo e siccitoso. Eccone qui uno splendido esemplare che, come vediamo, è proprio cresciuto all'ombra del felceto. Questo tipo di fruttificazioni non dura molto durante la stagione estiva e all'inizio della stagione autunnale. Tendenzialmente si tratta di fruttificazioni e di nascite limitate ad alcuni punti specifici del sottobosco, quindi quelli in questo caso appunto più piani e con la presenza dello strato di felci, mentre se la stessa temporale o precipitazioni più prolungate si diffondono nella stagione autunnale, la nascita e lo sviluppo dei nostri Boletus aereus proseguirà anche per qualche giornata di più. Come notiamo, questo sottobosco nel quale stiamo camminando è piuttosto piano e contemporaneamente alla fruttificazione del porcino nero spesso e volentieri si ci può imbattere in un altro re dei boschi, l'ovolo buono Amanita cesarea, che qui vediamo in questo punto piano del sottobosco ancora umido e importante al riparo delle felci, che quindi non fanno proprio asciugare il nostro terreno durante le giornate più calde della fine del mese di agosto e del mese di settembre. Quest'ovolo buono Amanita cesarea che si è sviluppato in tutta la sua maestosità. E ancora, la magia del sottobosco ci regala un altro esemplare di bronzino Boletus aereus, porcino nero, a brevissima distanza dell'ovolo buono Amanita cesarea.
Questo perché in questo pianeta proprio la felce e l'umidità che sono rimaste residue hanno permesso questa fruttificazione. Proseguiamo a vedere e scoprire sotto il felceto. All'ombra delle felci ancora un esemplare che i pori ci denotano come ben maturo, sempre di bronzino, Oboletus serrus. Quindi condizioni ideali affinché verso la fine della stagione estiva o durante la stagione estiva, ma anche al principio e alle soglie della stagione autunnale, nei boschi caldi di latifoglie, la presenza delle felci e di zone pianeggianti del sottobosco favorisce e permette uno sviluppo interessante di queste due specie amanti del caldo, il porcino nero, il Boletus cereus, e l'ovolo buono o Amanita cesarea.